Il poema di Fiume nasce da una scoperta di questi ultimi mesi, appunto del ritrovamento dei documenti ancora non completi di questo poema scritto da Filippo Tommaso Marinetti e conservato a Yale negli Stati Uniti. Appena scoperta la presenza di questo poema inedito, con la casa editrice Eclettica non potevamo farcelo scappare, abbiamo deciso di pubblicarlo. È un sentimento fortissimo, un sentimento di amore intellettuale, artistico, ma anche carnale, fisico. L'Italia è uscita dalla Prima Guerra Mondiale da poco. L'idea che per l'Italia si dovesse e si possa far tutto, donare tutto quanto, come si fa con una donna che si ama, e con una passione senza freni, senza limiti e che possa far diventare ancora più grande quel che si è, attraverso appunto i sentimenti. Secondo me Fiume è stato un'esperienza estetica prima che politica e che doveva ed è infatti rimasta come monito, quasi come una sorta di metafisica della patria che non poteva sicuramente strutturarsi a lungo andare come uno Stato, come una città-Stato fatta di regolamenti e di leggi tradizionali come appunto ogni Stato deve per poter funzionare, ma appunto è dovuta rimanere nella memoria come un'esperienza carnale, quindi un'esperienza che non poteva istituzionalizzarsi o cristallizzarsi in qualcosa appunto di macabro e mortifero come la burocrazia o l'amministrazione della Respubblica quotidiana.